Ciao a tutti, spero stiate tutti bene e rieccomi qua con un video veramente importante che dovevo per forza fare ed eccomi qua a farlo. Ma comunque, ragazzuoli, se vi va, se volete supportare il mio canale, supportare i video che caricherò, lasciate un mi piace e iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò. E inizierei subito a parlare. Intanto, una primissima cosa, nonostante non vi dirò la mia di opinione concretamente, dettaglio per dettaglio, ma sicuramente nei prossimi video, riguardo a Paul Pogba. Sono veramente, ma veramente, veramente curioso nel sapere la vostra. Juventino o non, secondo voi, ottimo colpo, ci sta, sì? Siete per il sì o no per questo colpo? Io sono assolutamente per il grandissimo sì e sono più che contento, nonostante le sue stagioni che ha fatto al Manchester United non sono stati brillanti, ma spero vivamente, sono fiducioso che si ritroverà, e ne ripeto un'altra volta, sono fiducioso ma lo spero assolutamente. Ma la cosa importante che volevo dire in questo video, per chi mi conosce già o per chi mi conoscerà adesso, per chi scoprirà proprio con questo video che questo essere umano, cioè io in un scooter air, gironzola qua su questa grandissima piattaforma, cioè su YouTube. Allora, il mio ultimo video prima di questo è stato il 15 giugno, dove ho parlato dei due colpi, Nunez e Haaland. Poi mi sono fermato. Perché mi sono fermato? Perché sono veramente concentrato in un grandissimo, in una grandissima cosa, dai, per non specificare, una grandissima cosa. Se riuscirò a completare quello che devo completare, conquistare questa grandissima cosa, ve lo farò sapere assolutamente, sì, sicuramente, ne vorrò fare pure un video, ma se la raggiungerò sarò veramente super, ma super, ma super contento, ed è questa la cosa su cui sono concentrato e per cui è stato il motivo che il mio ultimo video, cioè non del canale, assolutamente tornerò, è stato il 15 giugno. E molto probabilmente, perché ci metto il probabilmente perché non ne sono sicuro, tornerò con i video tra il 15 giugno. Cioè, dal 15 giugno... sì, tra 15 giugno in su. O tra il 15, tra il 15 o 20 o la fine di luglio. Se non tornerò in questo periodo, cioè tra il 15 e la fine di luglio, tornerò al 2000x2000, se tutto andrà bene, ad agosto. E niente ragazzoli, ovviamente mi dispiace, ma comunque sono concentrato, ripeto, in una cosa che non voglio specificare, molto molto importante, che obbligatoriamente mi ha proprio fatto un X proprio in automatico ai video su YouTube, per essere proprio concentrato e non perdere la concentrazione su questa cosa che sto facendo. E niente, come ho detto, fatemi sapere la vostra di opinione, spero vivamente che abbiate visto questo video che è durato veramente pochissimo dall'inizio fino alla fine e che vi siate anche iscritti al canale, grazie mille per chi lo farà, per chi mi sosterrà e per chi commenterà, e ci becchiamo nei prossimi video, che sia a metà luglio, che sia a fine di luglio, spero che io ritorni a fare video almeno nella metà di luglio, o se no andrò, giriamo il tutto e ci becchiamo ad agosto. Ma dai ragazzi, statemi bene e basta così. Poi una postazione veramente incredibile, perché ho sempre fatto video in casa con la postazione, cioè nel mio muretto bianco, e adesso sono assolutamente fuori. E niente, dai, statemi bene e alla prossima, ci becchiamo al prossimo video, che sia in quel periodo, che sia nell'altro, ma se tutto andrà bene tornerò. Ho ripetuto anche varie cose che potevo pienamente evitare. Dai, ciao a tutti e alla prossima.